siccome mi sono svegliato con questa cofana che sembra un po' una banana, mi sono detto chi è che potrei fare di nuovo per la serie Perché devi ascoltare, e mi è venuto in mente Brian Setzer. Qual è la peggiore idea che ti potesse venire negli anni 90? Cioè negli anni in cui la facevano da padrone praticamente solo in Nirvana. Era appena finita l'era hair metal, quindi con i metallari super virtuosi con i capelli cotonati, ed è arrivata appunto l'epoca dei Nirvana, un gruppo che a soli zero, tutto grunge, tutto un certo stile, tristezza e via dicendo. Beh, la peggiore idea che ti possa venire in mente è prendere una Gresh Country Gentleman, quella di Chet Atkins, e iniziare a suonare rockabilly, un genere praticamente fatto solo di chitarra e di assoli. Questa idea gli è venuta a Brian Setzer, un ragazzo che quando era giovane, nella fine degli anni 60, mentre tutti ascoltavano i Beatles e si facevano crescere i capelli, lui si è rasato i lati, si è fatto una bella banana, anni 50, ha iniziato a suonare appunto musica degli anni 50. Beh, incredibilmente ha un grandissimo successo negli Stati Uniti dove viveva, tanto che un barista, proprio il barista del locale dove suonava, gli dice: dai, vi pago il viaggio a Londra, perché assolutamente a Londra vi devono sentire. Dovete contare anche l'immagine diversa che aveva, cioè vestito di pelle, con i tatuaggi, una cosa che assolutamente non c'era. Adesso noi immaginiamo il musicista ipertatuato, ma all'epoca questi tatuaggi sparsi come aveva lui era molto particolare, questa banana bionda, cioè un'immagine veramente distinta. Ma Brian Setzer è un vero e proprio virtuoso della chitarra. Infatti adesso sentiremo l'intro di Stray Cat Strut e poi vi faccio vedere che cosa fa, perché è molto interessante. Ma prima di andare a vedere perché è grande Brian Setzer, ti prego iscriviti al canale, lascia un commento e un like. Queste tre cose sono estremamente importanti per uno youtuber piccolo come me, per continuare e soprattutto per il mio morale personale, che è un po' altalenante a volte. Di questo pezzo è davvero geniale, perché intanto bisogna parlare del suono. Il suono è un clean assoluto, con un riverbero molto room e uno slapback delay, che è questo. Sentite che c'è un lieve delay appena dopo il suono, molto alto di volume, che proprio genera il suono rockabilly. Quasi tutti quelli che fanno rockabilly appunto hanno questo suono. Cosa fa nell'intro? Dopo aver sentito la progressione degli accordi fatte col basso, quindi do, do, la diesis, sol diesis, sol, parte questo. Fino a qui siamo in una pentatonica, 6, 6, 8, 8, siamo in pentatonica minore di do. Un bel colpo di Bigsby. Poi, tipico, abbastanza bluesy. Ma è qui la cosa geniale, fa questo fraseggio. Questo fraseggio fa ben due accordi aumentati. Il primo è un Si aumentato. E terminiamo in un La aumentato. Quindi veramente particolare. E qui partirà di nuovo la linea di basso, accompagnata insieme alla chitarra. Il secondo giro lo farà in ottava, un po' jazzy come idea. Dopodiché partirà la parte cantata, il primo coro, e fa e sarà sugli accordi invece di do minore, la diesis, sol diesis, sol.
Quindi veramente geniale, tutto con un look particolare, veramente fantastico come intro. Ma non è l'unica cosa geniale, c'è anche un assolo centrale che veramente bisogna vederlo pezzo per apprezzarne le qualità. Ma io direi, non perdiamo tempo, andiamo a sentire l'assolo centrale e poi vi faccio vedere due o tre particolarità che Brian Setzer ci snocciola in questo brano. Via con l'assolo. La solo parte assolutamente pentatonica minore di Do, molto bluesy. E fin qui niente di straordinario. Dopodiché c'è un fraseggio molto melodico. Poi qui passa un momentino in una minore armonica, una scala che farebbe Malmsteen per intenderci, ma solo giusto un attimo con uno slide. Il rockabilly è pieno di slide. Attenzione qui perché farà le note di un accordo di Sol diesis settima. Perché vedete? Se suoniamo insieme Sol diesis settima e finirà con questa nota che richiamerà il Sol settima, quindi dopodiché prende gli accordi, gli stessi accordi che abbiamo fatto prima, quindi Do minore, la diesis settima, Sol diesis e Sol, fatti appunto una riduzione sulle ultime corde. E poi l'ultimo fa una specie di Sol settima, ma qui arriva la parte geniale, che è questa. Questa è una scala diminuita, una scala difficile da usare in un contesto rockabilly, che la scala diminuita sarebbe questa. Ok? E lui cosa fa? Aggiunge una nota. Poi bending. E torna appunto all'ottava di Do. Quindi assolutamente un passaggio molto virtuoso e non facile da fare, perché bisogna praticamente simulare una caduta. Veramente fichissimo. Quindi perché dovresti ascoltare Brian Setzer? Beh, numero uno, perché se c'è un modo di portare alla fine un fraseggio, lui troverà quello che tu assolutamente non ti aspetti. Secondo, perché è un grandissimo virtuoso. Ci sono delle tecniche, usa delle maniere di suonare veramente particolari, degli arpeggi assolutamente velocissimi e degli accordi di nona funky in un contesto rock and roll che rende i brani veramente divertentissimi da ascoltare. E soprattutto dovresti ascoltare quando tu e la tua band andate in studio di registrazione e dite: adesso dobbiamo veramente scrivere un qualcosa che sia di moda. Quindi vanno di moda i Maneskin, dobbiamo assolutamente suonare come i Maneskin. Assolutamente no. Brian Setzer ti ha insegnato che se tu fai quello che ti piace, lo fai con passione, ma soprattutto lo fai con grande qualità, che è la cosa migliore, puoi avere il tuo audience, puoi avere gente che ti ascolta e che ti rende un mito, esattamente come ha reso un mito Brian Setzer. La terza cosa che ti insegna è: non per forza devi usare una Strato, non per forza devi usare una Les Paul, non per forza devi usare chili e chili di distorsione, ma potrebbe essere per te la chitarra ideale una Gretsch con un amplificatore Bassman, che è quello che usa lui, riverbero e delay. Che ne sai? Hai mai provato a trovare un suono diverso da quello che hai tu? Beh, Brian l'ha fatto. Ci ha insegnato a non ascoltare solo le cose
del nostro momento storico. Infatti, lui quando era ragazzo, invece di ascoltare i Beatles e i Who, ascoltava Duane Eddy, Chet Atkins e tutti questi chitarristi, diciamo, forgiati negli anni 40 e 50. E ne ha carpito alcune cose e poi ha generato il suo genere di musica, rendendolo assolutamente personale. Ovviamente con delle forti influenze anni 50, ma ci sta. Assolutamente spero che tu sia andato ad informarti meglio su Brian Setzer e i suoi Stray Cats, oppure Brian Setzer Orchestra. E se non l'hai fatto, quindi fallo. Se ti è piaciuto questo video, ti prego, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. Noi ci vediamo la settimana prossima e ciao ragazzi.